Nel castello sono stati rinvenuti numerosi frammenti di vasellame, ceramica di uso comune, maiolica invetriata gettata perché inutilizzata dall'alto della fortificazione, materiale ora conservato nel museo. Il donjon è l'elemento principale, nucleo più antico. Si tratta di una torre cilindrica del XII secolo costruita su roccia. La torre è strutturata su quattro piani. Al primo trova posto la cisterna per l'approvvigionamento idrico e una locale per conservare provviste e legname. Il secondo piano svolgeva funzioni di cucina per la presenza del pozzo e del forno camino. Gli ultimi piani erano destinati a funzioni abitative. La copertura impiegata per l'abbistamento e la difesa svolgeva funzioni di impluvio ai fini dell'approvvigionamento idrico. La prima costruzione avvenuta intorno all'850 era destinata ad un fortilizio dove abitò un capitano con il suo drappello di soldati che avevano il compito di sorvegliare il confine del principato. Il capitano era anche signore delle campagne circostanti e delle famiglie che avevano trovato rifugio sotto la rocca. Nell'undicesimo secolo il feudo di Rocca San Felice si trasformò in castello, ma non si conosce il nome del feudatario. Dopo questo momento passò sotto il dominio dei Normanni. Nel 1266 Rocca apparteneva al Principato Ultra. Carlo d'Angio restituì poi il feudo di Rocca ad Enrico di Taurasi. Verso la fine del 1300 appartenne invece a Landolfo d'Aquino. Nel 1535 il signore del castello fu Annibale Caracciolo e nel 1591 risulta che lo cedette alla famiglia reale, dopodiché passò a Giovan Francesco Capobianco che mantenne il feudo fino all'eversione della feudalità nel 1806. I danni subiti dalla struttura nel tempo permettono la visita ad una parte del castello, la torre principale, il donjon, le torrette di avvistamento, la porta di accesso,